sta canzona. Lui che ha soffrito pene dell'amore, cade, ve può cantare una parola. Accompagno te stelle a prima sera, tutta tra gara luce mezzo mare, una fascia argente sotto e paragliuna. E care benvenute, siamo pochi. Gli altri arriveranno piano piano. La città, come sapete, è invasa dalla cioccolata. Io dico che dopo che si curano il corpo, dovrebbero venire qui a curarsi la mente. O perlomeno andare. Intanto un benvenuto a Luciano, che grazie, si è prestato ancora una volta ad essere dei nostri. Vedo che apprezza sempre più la nostra città, del resto noi amiamo i noi presenti, anche quelli assenti amiamo, abbiamo ormai instaurato con Capri questo rapporto bellissimo, ci avviamo anche ai 10 anni di una stretta collaborazione che da una parte fa piacere, dall'altra parte dico Dio mio, il tempo quant'è inclemente, sono passati 10 anni. Vabbè, noi abbiamo riprendiamo stasera questa nostra conversazione che abbiamo chiamato I tè letterari con Senza Capri. Più tardi vi offriremo anche un po' di tè caldo e quindi ci riprendiamo un po'. E poi la serata continua a casa nostra, ringrazio anche la presenza di mio marito e così continueremo la nostra chiacchierata. Questa volta, visto che Luciano è un eminentissimo relatore, uno studioso approfondito, insomma, ormai da anni si occupa della storia di Capri, è molto bravo nelle sue indagini, nelle sue ricerche, non lascia nulla al caso, mi parlava di questo bellissimo libro, interessantissimo, su Spadaro, il mito di Capri meglio riuscito dopo Tiberio, e questa è una pubblicazione molto importante e anche chi l'ha prodotto è il fiore all'occhiello dell'editoria di Capri, la Conchiglia, che certamente voi tutti conoscerete perché chi va a Capri va a visitare questa antica libreria. I titolari sono molto attenti, precisi, anzi, devo dire la verità, un po' scostante, ma dandoci dentro da più tempo sono riuscito ad avere anche il loro patrocinio e questo mi fa molto piacere. Naturalmente mi affianca sempre il comune e quindi Luciano si farà portavoce dei nostri ringraziamenti, dei miei, dell'associazione, e per sempre la squisita ospitalità che ci riserva. Quindi questo libro è molto importante. Io qui ho il compito di introdurre Luciano, che ormai voi già conoscete, ha tenuto qui una brillantissima conversazione sulla Marchesa Casa di Stampa e mi ha onorato anche della sua presenza a Roma, dove ha arricchito ulteriormente di altri elementi questa bellissima conversazione che si è tenuta nel mese di giugno in occasione della prima edizione Le Muse Arti a Roma. Abbiamo lasciato un detto anche lì e quindi ormai lui fa parte a pieno titolo di tutte le attività che man mano si svolgono a cura dell'associazione sia qui che altrove. Questo libro, come che la casa editrice ci ha mandato, per quelli che lo vogliono comprare, un determinato numero di copie, in via
via proprio amicale ci ha mandato questi un numero di 15, mi pare, dei libri. E, come vi dicevo, questo libro è molto interessante, e naturalmente la lettura è molto agevole, si legge con grande facilità, ma ciò non toglie che è ricco, diciamo, nella sua essenza letteraria. È bravo Luciano. E parla di questo personaggio noto alla storia, quindi chiamato poi Spadaro, ma il suo vero nome era Francesco Spadari, che ha avuto, è un vecchio pescatore. E in questo libro noi apprendiamo una serie di notizie particolari su questo personaggio, appunto, che, come dice il titolo, è diventato un mito, insomma, addirittura un mito come lo è Tiberio, forse è meglio riuscito. Ecco, poi ci spiegherai perché dietro c'è questo sottotitolo, riferimento a Tiberio, lo sappiamo tutti quando fosse, che cosa ha lasciato nella storia, ma meglio riuscito, vorrei alcune delucidazioni. Naturalmente è un personaggio che, insomma, conosciutissimo nella storia di Capri, è stato rappresentato, raffigurato da artisti, quindi testimonianze, fotografie, cartoline, ma soprattutto, diciamo, questo personaggio non poteva sfuggire a un attento giornalista e scrittore. Io ti chiamo anche scrittore, qual è lui? Luciano, quindi non poteva. Però a questo punto bisogna anche fargli delle piccole domandine per poi lasciargli a lui tutto lo spazio di cui ha bisogno per poterle illustrare al meglio il personaggio. Abbiamo già detto che lui è uno studioso della storia di Capri, ma viene spontaneo chiederti come mai per questo libro hai scelto Francesco Spadaro. Beh, innanzitutto ci tengo a ringraziarti come sempre per questa amicizia che mi onori di offrire già da tanti anni, e questi scambi Capri-Cosenza sono molto, molto piacevoli, anche perché danno la possibilità, oltre a te quando vieni lì da noi, di venire anche qui a Cosenza. Niente, perché Spadaro? Diciamo che su Capri è stato scritto di tutto, di più. Ormai c'è poco da trovare su cui scrivere, quindi bisogna cercare, insomma, delle cose abbastanza inedite. E di Spadaro mi ero occupato, diciamo, con un articolo per una delle tante riviste patinate che escono d'estate a Capri, però mi ero limitato all'aspetto pittoresco del personaggio, perché è una figura visiva, Spadaro, come hai detto bene tu, insomma, se in Google digitate Spadaro vedete che cosa ancora esce dopo tanto tempo che è morto nel 37. E quindi l'avevo visto, appunto, sotto l'aspetto dell'icona, no? Di Capri, un uomo che si è fatto mito, appunto, perché insomma era conosciutissimo, sembra strano, ma era uno dei personaggi più conosciuti al mondo di Capri in quell'epoca. E poi durante un inverno, quando, diciamo, che a Capri ci riappropriamo dei nostri spazi, cioè abbiamo un po' più di tempo e facciamo pace con noi stessi, ho rivisto questo articolo che avevo fatto, insomma, alla fine mi ero chiesto la domanda, ma chi era questo Spadaro? Mi interessava ora conoscere l'uomo Spadaro, perché non c'era scritto niente, sembra strano, ma c'erano poche notizie al di là di articoli di giornale di biblioteca, ma non era conosciuto sotto l'aspetto dell'uomo, e mi intrigava molto il capire come aveva fatto questo signore a diventare quello che era. E allora mi sono chiesto, è un furbacchione, un bellimbusto fannullone,
o cos'altro. E quindi ho iniziato a scavare un po' negli archivi locali, nelle emeroteche, e quello che mi ha dato una grossa mano, sembra strano, sono i registri insomma, della popolazione, delle case. Da lì si traggono delle notizie incredibili, al di là ecco, di trovare del materiale insomma, di chi ha già scritto, perché alla fine riesci a capire diciamo, la famiglia, i luoghi dove vivevano, e inizi a mettere insieme un puzzle. E quindi da questo poi sono venute fuori tante altre cose. Chiaramente io scrivo in maniera giornalistica, non sono un romanziere, quindi di conseguenza, come dicevi tu, è piacevole da leggere il libro. All'epoca, insomma, quando abbiamo fatto la presentazione a Capri, era stato definito anche un libro da ombrellone, no? Si poteva portare tranquillamente al mare, se lo leggevo, perché è molto scorrevole, sono tante diciamo, notizie anche inedite, particolari, un po' intriganti, messe insieme su questo personaggio. E quindi niente, era un qualcosa su cui non si era scritto, insomma, ho fatto centro perché alla fine non si era mai scritto su di lui. Dei momenti emozionanti, sicuramente ci sono due scrittori qui, due professori, quindi sanno cosa significa trovare delle notizie così inedite che nessuno si è mai preso la briga di cercare, le tiri fuori, viene un'emozione, insomma, nell'immediato di tenertele per te e poi trasmetterle agli altri. Però la cosa più emozionante, diciamo, veramente commovente, che va ora al di là della storia di Francesco Spadari, è questa. Ad un certo punto, a Capri, insomma, può sembrare strano che un'isola, insomma, votata all'ospitalità, quindi si pensa che sia florida economicamente e quant'altro, quattro dei suoi figli emigrarono in Argentina e non sono più tornati a Capri. Sembra strano che entrarono in quel movimento di emigrazione degli italiani e soprattutto delle persone del sud Italia che andavano alla ricerca, ecco, di un avvenire migliore. E quindi questi quattro figli si erano trasferiti in Argentina e io dovevo chiudere, insomma, il cerchio, capire che fine avevano fatto questi figli, perché se ne erano andati. La cosa incredibile, la potenza di internet, ci sono dei siti incredibili dove diciamo, gli italo-argentini a questo punto cercano i loro parenti in Italia. Ce n'è uno che si chiama Apellidos Italianos. Tu vai a digitare un nome e ti esce un elenco di persone che cercano i familiari in Italia. Io dico, cavolo, ho trovato Spadaro. Alla fine cosa faccio? Iscrivo alle mail. Incredibile, nacque una cosa veramente emozionantissima, perché loro sapevano qualcosa, addirittura qualcuno c'aveva in casa un quadro ma non sapeva di chi fosse, insomma, alla fine gli ho dato una storia. Molti di loro hanno preso la cittadinanza italiana in base a questo libro, perché è una testimonianza della loro discendenza italiana, e sono venuti anche a Capri, sono venuti alla presentazione del libro. E fu veramente una cosa commovente, mi commuovo ancora ora, perché baciarono il suolo di Capri, siamo tornati a casa, quindi fu una cosa molto bella questa, perché poi mi ha dato modo di pensare a tutti gli altri italiani che sono andati via e quante storie si nascondono dietro delle cose, insomma, anche un po' così, che possono sembrare banali. Quindi questo è stato uno dei momenti realmente molto emozionanti. Quindi la famiglia, cioè, possono raccontare loro? Sicuramente sì, mi hanno invitato a Buenos Aires, però non sono riuscito. Ho pensato di tradurlo anche. Loro se lo sono sicuramente portati, perché insomma ci tengono. Poi la cosa incredibile, che me ne mancava uno delle discendenze dei quattro, e si sono fatti vivi senza sapere degli altri parenti, e sono venuti proprio il mese scorso a Capri. E quindi diciamo, sì, quella è stata una storia nella storia, veramente bellissima. Ti faccio l'ultima domanda, se mi posso permettere, ecco, come scrittore.
storia che ci riservi per il prossimo futuro? Ma come dicevo prima, con Spadare è andato bene. C'ho un altro paio di libri che, diciamo, di scritti che stanno sul desktop del computer, che guardano, dice quando mi finisci, quando mi finisci. Però se la mia principale occupazione, insomma, che me lo consentirà, gradirei, insomma, ecco. Finiti, ce n'è uno sull'ospitalità caprese, quello senz'altro sarà anche interessante perché l'ho trattata in modo abbastanza particolare anche quella, insomma, partendo appunto da Augusto, Tiberio, fino ad arrivare ai giorni nostri, e diciamo la bozza ce l'ha la Federal Baby, che sarebbe intenzionata quindi a portare avanti questo discorso, quindi boh, potrebbe essere quello il prossimo libro. Sindora un'eventuale presentazione anche qui. E allora mi devi rispondere soltanto al sottotitolo. Ma di Tiberio si sa che ha rappresentato un mito per Capri al negativo, no? Perché insomma è stato tacciato delle peggiori turpitudini e nefandezze da parte di Svetone nelle vite dei Cesari. E quindi Spadaro è un qualcosa di molto più allegro, no? Di molto più casereccio, diciamo, di molto più paesano, e ha avuto una notorietà sicuramente non al pari di Tiberio, però è stato un mito a suo modo, insomma, e in effetti ha legato il nome di Capri alla sua figura che ha viaggiato nel mondo intero, insomma, dappertutto si conosceva il nome di Spadaro all'epoca, poi dopo vi dirò insomma tanti altri aspetti. Le mie domande sì. Le ho finite, ti ringrazio. Bene, quindi tutto, sì, tutto. Passiamo alle luci così. Sì, tutto parte in effetti, come dicevo prima, da quell'articolo che avevo scritto per quella rivista. E praticamente si basava sulle cartoline d'epoca. Io ho una collezione abbastanza imponente, ahimè, di cartoline d'epoca, e un album proprio dedicato a Spadaro. È dovuto a dei personaggi che, non so, per la loro personalità, per il loro particolare abbigliamento, sono diventati delle particolari attrazioni per i turisti fotografi. E, il nostro Spadaro, qui lo vedete, appunto nella serie innumerevoli veramente di cartoline che hanno viaggiato il mondo con la sua effigie, e faceva appunto, di nome faceva Francesco Spadari, e al mondo intero era conosciuto come pescatore Spadaro. E lui era nato, giusto per dare un dato biografico, nel 1858, e fin dalla metà dell'Ottocento, pensate, fino agli anni 30 del Novecento, fu il caprese più famoso. Era un marinaio di professione, insomma, come risultava dal documento, diciamo, di identità che ho consultato. E rimase sconosciuto fino a quando non fu celebrato, quasi diciamo inflazionato, perché veramente una miriade incredibile di immagini viaggiavano il mondo, diciamo fu celebrato dalla geografia di inizio secolo come figura caratteristica di un'isola che, grazie alla sua unicità e alla sua storia, continuava ad essere ancora un luogo mitico. Per questo ci riallacciamo anche alla storia di Tiberio. La meta privilegiata non solo per svago e divertimento di turisti, ma soprattutto passaggio obbligato per artisti e scrittori, per la maggior parte stranieri, e diciamocelo, anche di un grosso spessore, che con le loro opere e gli scritti contribuivano ad alimentare la fama di Capri nel mondo. E tra il 1910 e il 30, insomma, gli anni di maggiore splendore di Spadaro, non c'era cartolina illustrata dove il vecchio pescatore comparisse almeno in un angolo per divacizzare
panorami altrimenti piatti e scontati. E in definitiva questo Spadaro era divenuto appunto suo malgrado, dopo Tiberio, il mito meglio riuscito di Capri. Però quando mi sono posto diciamo, l'impegno di scrivere questa pubblicazione, avevo iniziato ad intervistare i più vecchi capresi che insomma all'epoca di Spadaro potevano essere, ecco, dei giovincelli. Ancora viventi. Sì, però nessuno di loro mi ha saputo dire più del fatto che Spadaro era uno sfaticato, insomma, che passava il suo tempo a crogiolarsi al sole sulla terrazza superiore della funicolare e che addirittura pare che fosse anche allergico all'acqua di mare, nel senso che a pesca non c'era mai andato, pur facendosi chiamare il vecchio pescatore. Ma quella era la malalingua di Edvincerio, no? Ecerio, infatti, Edvincerio ne aveva parlato male, diciamo, in aria di Capri, addirittura l'aveva definito, tu conosci lo scrittore, anche lo schifo di Capri, insomma, vabbè, tralasciamo questo. Quindi avevo davvero poco in mano per poter trarre un libro. E, come vi dicevo prima, è stata la consultazione degli archivi, delle emeroteche disponibili sull'isola a darmi la possibilità di diradare questa cortina di fumo che avvolgeva Spadaro, svestito dai panni dell'uomo cartolina. Poi ne va presto viene, aiuta a tirare. Aiuta a tirare. Cavura rezza bene, che amaro sto a manà. Amaro sto a manà. Stienne me sti braccine, aiutami a tirare. Posso fare una riella. Appunto, si sapeva sulle sue origini, sulla sua vita di uomo, che era quello che mi interessava capire, e quindi prima di diventare personaggio. Quindi questa storia di Francesco Spadari andava scritta proprio per riabilitarne la figura di uomo e sfatare quello che era stato un luogo comune sul fatto che non avesse mai lavorato e che non fosse mai andato a pesca. Questo mi incuriosiva veramente, insomma. E facendo delle ricerche, andando indietro anche addirittura al Settecento, questo però si può solo fare con gli atti della parrocchia, della chiesa, insomma, nel Settecento poi sono scritti questi atti in maniera molto, molto particolare, e questa famiglia Spadari, e quindi Spadari, no? Francesizzata, proveniva dalla Corsica e si era trasferita a inizio Ottocento a Capri durante l'epopea della pesca al corallo. So che anche qui in Calabria ci avete una buona tradizione, il Pizzo Calabro mi sembra che, diciamo, non so se ancora oggi esiste il corallo rosso, però ecco, questo può essere il tratto di unione che può collegare me con voi dalla Calabria, perché i pescatori delle mie zone scendevano, sì, in Calabria a Pizzo Calabro a pescare, dove doveva esserci qualche secca, o ad acquistare il corallo rosso che poi veniva portato a Torre del Greco, che è famosa per, diciamo, sì, per la lavorazione del corallo. Poi è arrivato quello giorno. E vi dico, di aneddoti ce ne sarebbero tanti, voglio sorvolare perché altrimenti poi qualcuno che è interessato al libro poi non lo compra. Però mi sono imbattuto in una cosa abbastanza singolare, perché praticamente diciamo, le coralline con i pescatori di corallo stavano lontani da casa per 6 mesi, e che cosa succedeva? Che questi furbacchioni cosa facevano? Si tenevano la famiglia a Capri, oppure nella zona, diciamo, del Golfo di Napoli dove stavano, poi andando a praticare la pesca negli altri 6 mesi, su verso la Corsica o giù
verso quindi le secche della Calabria e della Sicilia, si facevano un'altra famiglia. Quindi erano bigami. Immaginate che siamo nell'Ottocento, quindi in un periodo abbastanza bigotto per certe forme, insomma, di libertà, insomma, no? E quindi mi sono imbattuto in delle lettere scritte dal vescovo della nostra zona al vescovo della Corsica, insomma, di far finire questi intrighi, perché insomma non era diciamo cristianamente accettabile questo fatto, insomma. Quindi alla fine avevano famiglie un po' dappertutto, quindi credo che non ci dobbiamo stupire oggigiorno se accadono delle cose, accadevano nell'Ottocento, figuriamoci oggi. E quindi Spadaro, prima di inventarsi il mestiere del vecchio pescatore, perché alla fine dei conti è un mestiere, come vedremo dopo, di lavori ne aveva fatti anche tanti. Appunto era stato... non va? No, vabbè. E quindi era stato, diciamo, corallino, aveva avuto degli ingaggi appunto su queste barche che insomma partivano, insomma, alla volta della pesca del corallo. Era stato anche pescatore, poi era stato anche schiappaiolo, non so se è un termine che vi dice, un termine che vi dice qualcosa. Schiappaiolo sta per schiappa, che sarebbe un piccolo appezzamento di terreno. Gli schiappaioli nelle nostre zone erano quelli che un po' andavano per queste zone un po' imperve, immaginiamoci all'epoca, a raccogliere tutto ciò che poteva essere frutto di vendita e di quant'altro. Erano dei mediatori? No, andavano, che ne so, a raccogliere legna, le fascine, erbe, cose, insomma. Era addirittura commerciante di lucertole azzurre. Non so se voi sapete che a Capri c'è una lucertola abbastanza particolare e rara, è completamente azzurra. Infatti avevo un'immagine della lucertola, della lucertola azzurra, che praticamente vive su, non so se avete presente i faraglioni, che sono tre, scopolo di mezze stelle si chiamano, hanno anche un nome. Praticamente queste lucertole vivono isolate sul faraglione, quello che è circondato dal mare, ed è una particolarità abbastanza diciamo anche studiata, perché è completamente azzurra. Ce ne sono di simili in Sicilia anche, ma non hanno quell'azzurro lì. È una razza purtroppo in via di estinzione, sono stati fatti anche diciamo degli studi, sono state prese e alcune si trovano ora diciamo nelle università di Napoli, dove le tengono in stato diciamo di cattività per preservare anche la specie. Anche perché la vita, diciamo, deve essere abbastanza dura su quel faraglione, perché sono preda anche dei gabbiani e quant'altro. Quindi cosa succedeva? Che Spadaro, come tanti altri pescatori, si arrampicavano su questo faraglione, andavano a catturare queste lucertole e le vendevano agli studiosi, agli scienziati che volevano studiare questa forma abbastanza particolare di animale. E perché questo? Perché l'isola all'epoca offriva ben poco, diciamo, non si era ancora affermata come stazione turistica. Che poi un'altra cosa abbastanza strana e particolare, mi sembrerà strano quello che vi dico, ma Capri era conosciuta diciamo dall'Ottocento fino diciamo agli anni 20 del Novecento come stazione turistica invernale. Attenzione, i bagni non erano conosciuti a Capri all'epoca, si iniziò a parlare di balneazione negli anni 20 del Novecento. Perché? Perché si era scoperto che l'aria di Capri potesse fare bene, ricca di iodio. Sapete tutte, ci sono le signore che portano i bambini al mare perché si respira l'aria di mare, lo iodio che si sa bene. Che poi si è scoperto che non è tanto vero poi questo. Però diciamo a Capri arrivavano molte persone che cercavano la salute, soprattutto dal nord Europa, erano ammalati di tisi, di malattie polmonari e quant'altro, e quindi venivano a passare l'inverno a Capri. E la stagione
stranamente iniziava a ottobre e si concludeva diciamo a maggio, il 14 maggio che è San Costanzo, il patrono di Capri, già erano andati tutti via, quindi d'estate non ci restavano. C'erano tanti alberghi che erano sorti al nord, esposto diciamo a temperature più fredde, perché queste persone erano alla ricerca di frescura, non di caldo. E ci fu uno dei primi alberghi che si impiantarono a Capri, anche piuttosto famoso, oggi giorno diciamo qui si sana, nacque come clinica insomma per curare queste malattie, poi fallì, insomma si scoprì che insomma alla fine non era così tanto diciamo il clima che li potesse fare stare bene. Comunque da lì iniziò poi la stagione fortunata di Capri con la scoperta della Grotta Azzurra nel 1826, e quello fu realmente il fatto storico che ha cambiato la storia di Capri, perché da allora si è innescato un circolo virtuoso che non si è più fermato, cioè a Capri arrivano frotte incredibili di persone ogni giorno. Quindi prima di quel momento a Capri purtroppo non è che c'era granché da fare, o si andava a pesca o si zappava la terra, e quindi si cercava di tutto per sbarcare il lunario, ecco perché Spadaro si era inventato questi mestieri. Spadaro non è che si era inventato questo mestiere, l'aveva ereditato dal padre Giovanni. Questo è Spadaro Francesco, questo qui delle immagini, eccoli qui, padre e figlio, vedete, questo è il padre e questo è il figlio, giovani. Praticamente cosa facevano padre e poi dopo il figlio? Posavano per i pittori che arrivavano a Capri alla ricerca appunto di tipi popolari. E quindi per questo lo vediamo raffigurato anche in una serie incredibile di quadri, di stampe e quant'altro. E, se notate la differenza tra padre e figlio, in alcune immagini è proprio minima. Questo ad esempio è il padre, questa è una foto, questo è un quadro. Sembrerebbe la stessa persona. Sì, in effetti sì, sono confusi. Chi non conosce confonde spesso le due figure. Questo è il padre e questo è il figlio, più o meno alla stessa età. E ora vi racconto anche un altro diciamo fatto abbastanza singolare e curioso. Miriam, non so quando è venuto il mio amico Jenny San Giuliano a parlare del libro Scacca lo Zar, chi di voi ha seguito questa presentazione, perché parla anche insomma di quello che sto presentando, il libro Scacca lo Zar, sì, sto parlando io. Perché in effetti Spadaro ha incontrato Maxim Gorky, che era stato a Capri, insomma, che aveva creato quella scuola di russa di pensiero, e questo aveva portato anche Lenin a Capri, insomma la storia, questo volevo dire, forse l'avete sentita da Jenny, era venuto a Capri a capire che stesse succedendo. E nell'estate del 1910 ci fu proprio l'incontro tra Lenin e Spadaro, e Lenin credo che sia stato uno dei periodi più belli che lui abbia trascorso nella sua vita a Capri, perché si era rilassato veramente, stava benissimo e andava diciamo nelle case dei pescatori e andava a pesca con Spadaro. Queste sono delle immagini, questo è Gorky sullo scoglio, e c'è un'altra immagine appunto qui, c'è Gorky con altri personaggi insomma che stavano a Capri della scuola di pensiero, e quindi si diciamo dilettavano con queste battute di pesca. A pesca appunto lì portavano i fratelli Spadaro, e qua lo vediamo proprio, vedete, con Gorky. E qual è l'aneddoto, la cosa incredibile? Lenin stava a pesca appunto con Spadaro, però si innervosiva perché non capiva quando abboccava il pesce e quando doveva tirare. Allora Spadaro gli spiegò, diciamo più a gesti, perché chiaramente non si capivano, dice: guarda, quando prendi il pesce con un campanello fa trin trin, trin trin e tu tiri. E a questo punto Lenin, e dagli e ridagli, capì che insomma come funzionava,
E a bordo, insomma, quando catturò il primo pesce, ci fu insomma una grande gioia, tutti a ridere, una cosa diciamo abbastanza incredibile, anche perché poi Spadaro diede ingenuamente a Lenin il nome di signor Drin Drin. E non credo che nella storia poi che conosciamo qualcuno si sia mai permesso di usare un nomignolo con il padre poi della rivoluzione russa. E si dice che se Lenin fosse rimasto di più a Capri, molto probabilmente non sarebbe morto come è morto, sarebbe vissuto senz'altro di più, perché stava realmente bene. Le cronache che ci parlano, insomma, dell'epoca parlano di una persona che realmente stava in pace con se stesso. E quindi, ecco, vedete, questa è la famosa foto della partita a scacchi, c'è Bogdanov, Lenin e Gorky, questa è una foto storica di questa partita a scacchi. Quindi dicevamo di Spadaro che, questa è un'altra cosa importante, Guttuso nel 1970 ha fatto un quadro appunto con Lenin e Spadaro che gli fa vedere su Via Krupp il mare, quindi questa è una cosa abbastanza particolare e anche inedita, sì, abbastanza inedita. E quindi dicevo che poi dopo questa notorietà Spadaro iniziò a affermarsi come la maggiore attrattiva di Capri, e cosa fa? Si va a sistemare strategicamente, non so se riuscite a vedere e se conoscete Capri, questa è la piazzetta superiore della funicolare dove arrivano tutti i turisti, quindi si piazza proprio lì all'uscita della funicolare, che poi era un passaggio obbligato, no? Per tutti quelli che salivano dal porto. E, assecondando tutti i loro desideri di incontrare il famoso vecchio pescatore di Capri. E in definitiva poi i turisti lo volevano così, come in una maschera pirandelliana in cui lui si era calato. Se si fosse vestito diversamente non avrebbe avuto più lo stesso successo. E quindi si era inventato un personaggio, in effetti. E non so se riusciamo a vederlo in qualche altra immagine. Ecco, si era messo questo cappellaccio di lana rosso sulle 23, che potete vedere sì anche sulla copertina del libro. Aveva questa lunga pipa, poi aveva una fascia in vita e ai piedi. Dalle nostre parti si chiamano sabattigli, non so come le chiamate qui, le scarpe di corda, no? Che sono tipiche un po' delle nostre zone. E quindi non passava inosservato in questa mise, no? Però non era l'abbigliamento tipico del pescatore caprese, non andavano vestiti così i pescatori, quindi avrebbe dovuto insospettire il fatto che trascorresse la maggior parte del suo tempo in piazza e non sulla spiaggia, no? O a mare a pescare. E quindi sicuramente non doveva fare più il pescatore, se ne è inventato questo mestiere che insomma era anche abbastanza redditizio, no? E in effetti che cos'era? Era un lavoro di attesa, no? Lui era stato pescatore, quindi era ben a conoscenza della strategia, bisognava solo aspettare che i pesci arrivassero a lui, perché alla fine si faceva fotografare, no? Insomma, e quindi era diciamo la figura che tutti volevano incontrare a Capri. E a tutti gli effetti però era la personificazione del fannullone, ma di quello insomma che stava lì così a perdere tempo senza insomma esercitare nessun altro lavoro che quello insomma di farsi fotografare. E quindi seguiva lui gli eventi con quella calma serafica, diciamo. E aveva visto anche a Capri tanti mutamenti, arrivare la corrente elettrica quando prima non c'era, vedere le prime macchine
a carburante, che piacevano le carrozze con i cavalli, quindi aveva anche un po' seguito quella, sì, aveva attraversato, insomma, seguito, insomma, questi cambiamenti, dell'isola. E ai turisti chiaramente non interessava che non fosse mai andato a Pisa, stava lì, cioè, questo è il pescatore di capri, quindi di conseguenza era, era quello. E Spadaro però non chiedeva mai soldi, non gli chiedeva i soldi. Non era un questuante, insomma, era, aveva anche un certo che di noblesse oblige, no? Nel senso, in questa sua posa, perché poi era anche un bell'uomo, era molto insomma, alto, anche una bella persona, e non era neanche un petulante. E se la mancia però tardava ad arrivare, la sollecitava con una formula a scanso di qualsiasi equivoco, in varie lingue, perché poi era anche, aveva anche imparato qualche, biascicava qualcosa di lingua, dice: un po' di tabacco al vecchio pescatore. Certamente non era il tabacco che di cui aveva bisogno. E se la moneta però era troppo misera, qua sta il fatto forte, la tirava dai piedi, tra i piedi di chi si era permesso di offendere un mito come lui, insomma, no? Quindi aveva tutta una tecnica molto studiata. Questo cosa mi fa pensare oggigiorno? Mi fa pensare al centurione del Colosseo. Quindi il centurione del Colosseo non si è inventato nulla. E quindi si trattava di un'attività molto remunerativa e poco stancante, insomma, immaginate, insomma, non faceva altro che quello. E quindi si spiegano anche le maldicenze sul suo conto, che poi, insomma, sono arrivate attraverso cielo. Molto probabilmente c'era molta invidia, perché si era inventato un mestiere che non c'era. E poi, diciamo, ci sono stati anche altri che l'hanno imitato. Ma nel tempo nessuno però gli tagliava, cioè, come ora, cioè, lo poteva fare. Sì, lo poteva fare anche perché portava notorietà al posto, quindi di conseguenza assolutamente aveva avuto delle, diciamo, sì, no, assolutamente, anche perché chi si permetteva, la parola industriosa, ma che cavolo può mai significare? Un creativo. Oggi deve un creativo. Sta a identificare una non meglio identificata professione, no? Industrioso, una bellissima parola. Nella prefazione, insomma, c'è proprio, è quasi da libro cuore, no? Lo scritto questo. E dicevo, non esistevano, insomma, tante professioni all'epoca, e quindi questa è una sorta di libera professione di uno che si arrabattava la mente, che, insomma, uno che non aveva un lavoro fisso. E questo perché? Perché all'epoca si doveva mettere insieme il pranzo con la cena, come dicevo prima, insomma, non è che c'era molto da fare a capi. E quindi si sa che la povertà all'ultimo buco della cinghia finisce per aguzzare l'ingegno. Ecco l'industrioso, ecco Spadaro che si inventa questo mestiere, come per esempio ce n'erano degli altri, che ne so, quando non c'era ancora il porto a Capri, le navi, i barconi dovevano fermarsi in rada e i visitatori venivano trasbordati su delle barchette. Che cosa succedevano? Che quando arrivavano con i loro bagagli sulla spiaggia venivano prese sulle spalle dai marinai robusti. Immaginate, per le donne, insomma, doveva essere abbastanza particolare qualche nervoluto marinaio che ti prende con quelle grosse vesti che si portavano all'epoca, quindi di conseguenza riportare, ci sono anche delle immagini di questo. Oppure addirittura industrioso era chi dalla marina portava a spalla i bagagli, perché, insomma, non c'era ancora la funicolare, esatto. Oppure quello che facevano le donne, perché la figura femminile, tutti sapete che è stata sfruttata fino a un certo punto poi dell'emancipazione, e si caricavano dei pesi anche per le costruzioni, mattoni, insomma, e quant'altro arrivava al porto, lo portavano su. Quindi questo
diciamo, era l'industrioso, oppure addirittura chi si proponeva come guida per gli scavi di Tiberio, chi si metteva a vendere delle cagliarie dicendo che erano di Tiberio, insomma, chi si industriava in questa maniera. Il giornale americano, il New York Herald dell'epoca, l'aveva inserito nel Guinness dei primati come uomo più fotografato. Per questo prima vi parlavo della particolarità del soggetto. E, questo era accaduto nel 1931 e appunto il concorso era su chi fosse l'uomo più famoso del mondo. Non il più saggio, badate bene, o il più grande, bensì il più conosciuto. E quindi il più popolare, la celebrità dell'epoca, un po' come oggi accade in televisione, no? Ebbene, dopo Mussolini, Lindenberg, Marconi, Davis, Edison, il presidente americano Hoover, il principe di Galles, ottavo risultò Spadaro. Cioè, era conosciuto, l'avevo detto perché era fotografatissimo. Quindi, solo per questo. Quindi dopo, e questa è un'altra particolarità, che dopo statisti, scienziati e regnanti, il vecchio pescatore, quindi di umili condizioni, evidentemente si crocesignava pure perché non sapeva filmare, era diventato l'ottava meraviglia del mondo. E in molti dovettero storcere il naso, perché giustamente dici questo, ma che ci fa in mezzo a tutti questi altri pezzi grandi? Però c'erano i 18.000 passa lettori del giornale che ne avevano sancito la popolarità, cioè 18.000 lettori avevano votato per lui dicendo che era noto in tutto il mondo. E quindi divenne veramente osannato da principi regnanti, famosi personaggi e anche semplici turisti. In effetti lui stava in familiarità con Edda e Galeazzo Ciano, che avevano la figlia del duce, avevano la casa a Cali, quindi di conseguenza con il giovane principe ereditario Umberto, che anche stava sempre a Cali, e più volte l'avevano invitato a Palazzo Reale di Napoli, proprio perché insomma c'era questa grande familiarità. Un altro caso curioso è praticamente la foto con il pugile Primo Carnera, penso che mi dice qualcosa. E Spadaro, che pure, come vi dicevo prima, era alto 1,80 m, al suo cospetto sembrava un piccoletto. E ora vi svelo un altro. Era più di 2 metri. Era 2 metri. Ora vi svelo un altro fatto. Carnera. Infatti, qui lui c'ha la mano fasciata perché è di ritorno dalla tournée, no, che aveva fatto negli States. E allora vi racconto un'altra cosa abbastanza particolare. Mussolini lo invitò chiaramente a Palazzo Venezia, t'arriva un campione che ha dimostrato la mascolinità italiana, italica nel mondo, eccetera, eccetera. Lo invita ad affacciare da Palazzo Venezia, perché giustamente c'è la gente che osanna questo campione, ma se ne guardò bene dall'apparire insieme a lui. Più o meno come avrebbe fatto più o meno come accade oggi, no? tra scarpe con i tacchi e ballerine per le donne, no? L'abbiamo visto in delle foto abbastanza, diciamo, comiche di Berlusconi e addirittura di chi era il presidente francese, Sarkozy quando stava con la moglie italiana che stava in ballerina, lui con tanto di tacchi. Quindi Mussolini non si affacciò con lui per evitare di fare brutta figura. Quindi questo Spadaro, che poi alla fine queste sue immagini, che erano riprodotte ora anche, che ne so, su tamburelli, su tutto ciò che poteva diventare industria del souvenir, insomma, aveva fatto arricchire veramente i negozianti di Capri.
E quindi divenne anche un vero e proprio affare per tutti. E si vedono delle immagini dove praticamente nei negozi dell'epoca c'era di tutto con la sua immagine. Questo come se andate in un santuario e c'è l'immagine del santo a capo, cioè a sparare. E quindi fu un successo veramente strepitoso, senza confini, che addirittura, pensate, la famosa compagnia turistica dell'epoca, Thomas Cook, lo teneva a libro paga a titolo di apprezzamento della sua esistenza e per l'incremento del movimento turistico. Cioè, praticamente stava gratis, lo pagavano senza che facesse nulla. Veramente, veramente incredibile questa cosa. Qui lo vediamo infatti che va alle sfilate a Roma, dei costumi, insomma, veramente stava un po' dappertutto. E che cosa poi mi ha colpito poi realmente, associandolo un po' agli altri isolani? Che realmente lui rappresentava lo spirito operoso, insomma, dei Caprisi, avendo contribuito con la sua immagine poi a fare di Capri quella stazione turistica che tutti conosciamo, che è universalmente riconosciuta come meta dell'anima, no? Quindi un personaggio positivo. Sì, positivissimo. Io l'ho paragonato chiaramente ai portieri d'albergo, i maître, i camerieri, le governanti, i facchini, i cocchieri e addirittura anche i barcaioli, le guide e i conduttori, quelli che in effetti stavano più a diretto contatto con il turista, perché con questo loro lavoro di addetti al ricevimento e al soggiorno dei forestieri, che poi è anche un'arte, no? Perché è discreto e garbato, ancora oggi a Capri lo sai bene, sì. Gira di tutto, non si sa niente di quello che accade, quindi ce lo siamo portati un po' indietro questo. Degli ottimi operatori turistici. E quindi questi hanno personificato il mito dell'ospitalità tipica caprese, che ha segnato un po', ecco, la fortuna dell'isola. E Spadaro, a modo suo, era un addetto al ricevimento degli ospiti, senz'altro il più caratteristico e particolare, perché aveva il suo ufficio en plein air, no? In piena aria, stava sulla stazione superiore della funicolare, sotto la terza, non so se riusciamo a vederlo ancora, la terza colonna della terrazza, dove dispensava, pensate, allo stesso tempo informazioni, aneddoti, pillole di saggezze, addirittura anche le previsioni del tempo, no? Questa è un'altra cosa abbastanza particolare che vi dico, che tendevano sempre al bafogno. Non so se avete mai sentito questo nome, bafogno, che cos'è? Che è il vento buono in effetti per ogni occasione. Dici, Spada, ma che tempo è per partire? Il bafogno. Diciamo che è un vento caldo meridionale, che viene dal latino baba, soffio leggero, e favonius, favonio. È un'espressione tuttora che usiamo sull'isola, non so, da voi sicuramente si chiamerà in un'altra maniera, quando l'aria ristagna, no? Nell'afa prodotta dallo scirocco soprattutto, che provoca quel caldo appiccicoso, per noi è bafogno. Quindi, sibillando questa misteriosa parola, bafogno, che lui biascicava, no? In fondo lui non commetteva nessun delitto, insomma, no? Cercava di rassicurare i forestieri che confidavano in una tranquilla traversata del ritorno. Poi, se si sentivano male sul mare, erano fatti loro, arrivavano a Napoli dall'altro lato. E addirittura il filosofo Adorno, in un suo saggio lo aveva studiato addirittura come fenomeno socio-filosofico, addirittura in pratica come icona ufficiale che praticamente esteriorizzava le aspettative dei turisti in cerca dell'autentico pescatore caprese. Cioè, alla fine i turisti se ne andavano convinti che quello era il pescatore caprese, e quando non era vero, perché in effetti lui non andava più a pesca.
E quindi la piazza del paese, Norman Douglas l'aveva definito teatrino del mondo, è una cosa veramente bellissima, perché nella piazza di Capri è accaduto e accade di tutto e di più. Sembra che si siano insomma anche stabiliti i destini del mondo in alcune circostanze, perché si sono trovate in quel particolare momento delle persone. Perché mai vi siete trovati in quel particolare momento tutti? E quindi diciamo, oltre a questa sua caratteristica, aveva fatto anche sempre da sfondo un po' ai tipi più curiosi dell'isola, che vi posso dire. Yamana nella mia già la barchetta è pronta, sto core in alleria te dice vieni, vieni, te dice vieni, vieni. E dinta grotta azzurra t'abbraccierai con me, e dinta grotta azzurra t'abbraccierai con me. Vide tra lì. E che cosa era successo? Che queste erano ancorate intorno al perimetro della grotta con diciamo dei supporti. Una volta corrosi questi supporti se ne erano scese sul fondo, dove sono state poi ritrovate. Però che cosa era successo? Che chi era entrato diciamo in questa grotta, come se avesse visto dei fantasmi, delle cose strane, aveva detto ai preti, e qualche prete si era avventurato, il demonio, insomma, quindi si era fatta una brutta fama questa grotta, però io penso pure perché qualche pescatore ci pescava bene e quindi se la teneva come riserva di pesca. Tra le campagne metà sorriente vico de massa lì montagne sfilano innanzi a te, sfilano innanzi a te. E dinta grotta azzurra t'abbraccierai con me, e dinta grotta azzurra t'abbraccierai con me. E come cantate sta canzone, voi che soffrite pene dell'amore, cade, ve pon canta una parola, sua comparno te stelle a prima sera. Tra gara luce nieto mare, una fascia argente sotto e paragliuna.